Purtroppo il mio sindaco è sempre complicato, ma lo ringrazio perché anche stasera sono venute fuori delle suggestioni, ma anche concretamente di punti di ragionamento e di contenuti che si pongono al centro del dibattito che sta attraversando i movimenti in queste settimane e anche in queste ore. Ancora adesso, ad ora tarda, a Piazza Navona, a Roma, insieme alla FIOM, in tanti e tante stanno popolando Piazza Navona contro la manovra finanziaria che domani comincerà il suo iter tra Camera e Senato. L'appello che è stato pubblicato oggi dal Manifesto guarda al 15 di ottobre, una manifestazione che ci sarà in tutte le capitali europee, lanciate dagli indignados spagnoli e soprattutto lanciato sulla scorta di un commissariamento di quelli che sono gli spazi politici non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Una sottrazione di sovranità che ci ha portato a uno stato d'eccezione in cui la BCE, la Banca Centrale Europea, i poteri economici e finanziari, potrei quasi dire gli stati umorali delle agenzie di ranking tra Lehman Brothers a Moody's, decidono sulla vita di ognuno di noi. La manovra economica partorita in agosto è sostanzialmente messa per iscritto dalla BCE al commissariato governo ministro Tremonti del commissariato governo Berlusconi, cambierà inevitabilmente la vita di ognuno di noi. Luigi diceva prima che è proprio nei momenti di crisi in cui c'è bisogno di sviluppare la capacità propulsiva nei movimenti, nella società, per indicare strade di alternativa. Ma come si fa a non ragionare su come questa manovra cambierà la quotidianità di tutti noi? Penso ai milioni di lavoratori precari di questo paese che sono in una delle tante e variegate tipi di contratti forniti dalla legge Biagi, ai lavoratori del pubblico impiego che pagheranno ancora di più la crisi, scippati della tredicesima, scippati se vogliamo del TFR che forse solo 2 anni dopo essere andati in pensione potranno ricevere. Come si fa a non pensare che quando la FIOM, più di un anno fa, quando a Pomigliano Marchionne diceva che solo per quella fabbrica valeva un accordo che andasse in deroga al contratto collettivo nazionale, la FIOM e Maurizio Landini ci dicevano è un modello, è il modello Marchionne che vorranno affermare con tutta la sua brutalità e tutta la sua violenza. Era un modello ed è pienamente nella finanziaria del governo Berlusconi. La fine del contratto collettivo nazionale, la libertà di licenziare, la possibilità di chiudere contratti aziendali e andare in deroga a quello che è stato terreno di conquista di decenni di mobilitazione del mondo del lavoro in questo paese. Allora noi siamo indignati perché la crisi la subiamo tutti i giorni sulla nostra pelle e questa manovra economica cambierà la vita di ognuno di noi. Siamo indignati perché, ha ragione Luigi, non c'è ancora l'alternativa al berlusconismo. Noi stiamo attraversando questi giorni in cui nell'arco dell'opposizione parlamentare nessuno chiede una cosa semplice quanto ovvia per chi è davvero indignato: che il governo Berlusconi vada a casa e che ci siano immediatamente nuove elezioni. Non lo dice nessuno perché fa comodo, perché in fondo conviene a un'opposizione parlamentare che all'oggi non si configura in un'ottica di alternativa vera al modello berlusconiano che abbiamo vissuto in questi anni, ma come semplice alternanza. È quell'opposizione che non è alternativa ma è solo alternanza, che sostiene i trafori per la TAV in Val di alternativa, che ci dice che le politiche di austerità sono necessarie, che bisogna rimboccarci le maniche in un quadro di compatibilità, il che significa che la crisi, le politiche di austerità, continueremo a pagarle noi. Noi invece apriamo un'altra riflessione: il conflitto sociale in questo paese è la precondizione per poter ragionare di alternativa ed è per questo che
lavoreremo all'interno del cartello di Uniti contro la crisi, ma più complessivamente nel Paese, non soltanto per la straordinaria, ci auguriamo, mobilitazione del 15 di ottobre a Roma, ma soprattutto in tutti i territori, nelle grandi città, per sviluppare un percorso di mobilitazione permanente che chieda che la crisi la paga chi l'ha creata e che le politiche di austerità non si scaricano immediatamente verso quei ceti medio-bassi che sono coloro i quali la pagano già da anni. E soprattutto avremo un ragionamento diverso, che è quello della costruzione di alternativa, perché vedete, l'indispensabile capacità di produrre conflitto sociale non basta di per sé ad indicare una strada di alternativa. Guardiamo a quello che avviene in Grecia negli ultimi anni. Senza dubbio possiamo dire che c'è stata una grande capacità di mobilitazione, ma cosa è cambiato tra il governo precedente di centrodestra, quello di Karamanlis, e quello di Papandreou? Nulla. Le ricette sono rimaste uguali, e anche quelle migliaia di persone, non so quanti scioperi generali abbiano fatto fra il 2010 e il 2011 in Grecia, non sono riusciti a misurarsi davvero sul terreno di una strada di uscita dalla crisi che rappresenti un modello alternativo di società. Per noi oggi è questo il terreno, e lo ritrovo nelle parole che diceva Luigi quando parlava di possibilità che della mobilitazione permanente che si sviluppa nel Paese a partire dal protagonismo degli studenti, delle comunità resistenti, di quei precari che pagano tutti i giorni la crisi, di quegli operai, di quei lavoratori che vedono distrutti anni di conquiste sindacali, possa affermarsi un modello alternativo di società che parli innanzitutto di un'idea del welfare diverso, in cui il tema del reddito come diritto di cittadinanza, come possibilità ineludibile di nuova redistribuzione della ricchezza verso il basso, sia innanzitutto un punto di contenuto irrinunciabile per chi si pone come alternativa a Berlusconi e al centrodestra, dove la difesa dei beni comuni a partire dall'acqua, ma non solo, e il mio sindaco prima ne descriveva bene alcuni degli aspetti di quello che stiamo costruendo a Napoli, sia un punto irrinunciabile. Ecco, quando parliamo di punti di contenuto che devono caratterizzare la proposta di alternativa, è esattamente quello che abbiamo provato a fare, aprendo un discorso con l'appello sul 15 di ottobre e portando questo discorso ovunque ci sia la voglia di ascoltare, di sentire e soprattutto di mettersi in discussione. Noi a Napoli abbiamo dato un segnale importante. Luigi dice che abbiamo fatto la rivoluzione, e soprattutto la rivoluzione è stata quella di aver ridato un'aria nuova ad una grande città in cui la crisi ha sempre avuto un impatto diverso e i morsi della crisi facevano più male che magari qua nel nord-est o in altri territori, e abbiamo dato speranza. Una speranza che però non è stata soltanto enfatizzazione oppure esplosione di gioia, che ha contribuito senza dubbio, diciamo, anche alla vittoria di Luigi, ma sono stati punti di programma in cui abbiamo costruito e stiamo costruendo un modello territoriale, locale, ma che riteniamo sia importante rispetto a chi si pone per chi pone al centro la costruzione di un modello di alternativa all'interno della crisi. Allora abbiamo cominciato con i rifiuti, quando tutti ci dicevano che le discariche e gli inceneritori erano l'unica soluzione per lo smaltimento dei rifiuti. Per 15 anni i movimenti a Napoli e in Campania hanno sviluppato un piano alternativo, sono scesi nei dettagli, hanno parlato di trattamento a freddo, di raccolta differenziata porta a porta, di riduzione a monte dei rifiuti, di una nuova idea anche della produzione e quindi del consumo che riguardasse la vita di ognuno di noi. Ebbene, su punti di programma come questo stiamo costruendo un'esperienza di governo della città, perché il sindaco la prima delibera che ha fatto è stata proprio sui rifiuti, e per la prima volta dopo 15 anni nella nostra città il piano alternativo è diventato patrimonio di un'istituzione, dopo 15 anni di lotta in cui tutti ci dicevano che non c'era alternativa al ciclo integrato di rifiuti, quello delle discariche e degli inceneritori. Un altro punto di programma che riteniamo strettamente attuale è quello della democrazia. Se noi ragioniamo
come ha detto Beppe, come ha riportato Luigi, di una crisi della sovranità, in cui lo spazio della politica è azzerato, perché le ricette di politica economica sono dettate direttamente dagli organismi sovranazionali come la BCE piuttosto che la Fed, piuttosto che la Banca Mondiale. Ci accorgiamo come il ritorno all'esercizio di pratiche democratiche vere significa anche un ritorno allo spazio della politica. Che vuol dire partecipazione oggi per chi si pone in alternanza e non in alternativa al governo Berlusconi di centrodestra? Significa una semplice delega, significa che ognuno di noi deve andare a votare, poi Bersani o chi per esso governerà da solo. Quello che abbiamo provato a costruire, non senza difficoltà, ma costantemente impegnati a farlo, è proprio la possibilità di sviluppare un'idea di democrazia diversa, in cui la riscoperta degli istituti democratici passi attraverso un rinnovamento dal basso, che viene proprio dall'esigenza manifestata dai movimenti, dalle comunità resistenti che attraversano questo paese, di un rovesciamento della piramide decisionale verso il basso. E che io penso che ragionare di alternativa oggi nel paese sia porci l'obiettivo di costruire dei modelli economici, dei modelli di ridistribuzione della ricchezza, dei modelli di welfare, dei modelli in cui ragioniamo intorno al tema della decrescita e della sostenibilità. Soltanto a partire da questo rapporto tra movimenti e politica si può costruire l'alternativa, perché siamo insufficienti. Noi dai movimenti siamo insufficienti, così come la politica oggi non ha né la credibilità e né l'autosufficienza per poter essere l'alternativa a Berlusconi, al centrodestra, alle politiche di austerità. Ma riscoprendo da ambo le parti, come ha fatto oggi stasera qua Luigi, e come ci sforziamo di provare a continuare a fare noi, riconoscendo questa insufficienza da tutte e due le parti, possiamo provare a sviluppare un ragionamento davvero nuovo che unisca il necessario ed indispensabile conflitto sociale che deve svilupparsi in questo paese. I movimenti e i conflitti si danno da soli, a noi tocca solo la possibilità di riuscire a costruire degli inneschi, ragionamenti. Ma se insieme al conflitto sociale non si sviluppa un ragionamento serio intorno all'alternativa che si contrappone in maniera dicotomica rispetto all'alternanza, io penso che avremo difficoltà ad immaginare di poter uscire dalla crisi in un altro modo, restituendo alla democrazia e a una nuova partecipazione un potere sovrano che oggi è completamente scippato. Lo diceva Luigi e penso sia importante sottolinearlo. Tutto questo mantenendo una indispensabile e rinunciabile autonomia e indipendenza, aggiungo io, innanzitutto da parte dei movimenti. Questo però è il tempo in cui conflitto e riflessione politica devono andare insieme, perché quello che abbiamo davanti è un tempo inedito, e io penso che di fronte in un tempo inedito le soluzioni debbano essere ricercate, nuove, e soprattutto che siano costruite dal basso, ma con intelligenza e con spirito di alternativa vero. Grazie. Grazie Antonio.